Sura 80. Si accigliò. In nome di Dio, il compassionevole, il misericordioso. Si accigliò e voltò le spalle quando il cieco venne da lui. Cosa ne, ne puoi sapere? Forse voleva purificarsi o riflettere affinché il monito gli fosse utile. Aia. Quando colui che invece pensa di bastare a se stesso. Tu ne hai maggiore premura. Cosa ti importa se non si purifica? Quando colui che ti viene incontro pieno di zelo, essendo timorato di Dio, di Lui non ti occupi affatto. In verità questo è un monito. Se ne ricordi dunque chi vuole, è contenuto in fogli onorati, sublimi, purissimi, tra le mani di scribi, nobili, obbedienti. Perisca all'uomo quell'ingrato. Da cosa l'ha creato Dio? da una goccia di sperma lo ha creato e ha stabilito il suo destino, quindi gli ha reso facile la via, quindi l'ha fatto morire e giacere nella tomba, infine lo resusciterà quando lo verrà. No, non adempiuta quello che Dio gli ha comandato, consideri l'uomo il suo cibo, siamo noi che versiamo l'acqua in abbondanza, noi spacchiamo la terra in profondità e vi facciamo germinare cereali vitigni e foraggi, olivi e palmeti, lussureggianti giardini, frutti e pascoli, di cui godete voi e il vostro bestiame, ma quando verrà il fragore, il giorno in cui l'uomo fuggirà da suo fratello, da sua madre e da suo padre, dalla sua compagna e dai suoi figli, poiché ognuno di loro in quel giorno avrà da pensare a se stesso. Ci saranno in quel giorno volti radiosi. Sorridenti e lieti, e ci saranno in quel giorno anche volti terrei, coperti di tenebre. Sono i miscredenti, i peccatori.